Direi che abbiamo concluso gli interventi. Prima di lasciarvi andare, io non voglio certo trarre alcuna conclusione sostanziale da quello che ci siamo detti, anche perché in queste due ore abbiamo parlato veramente un po' di tutto lo scibile internettiano, quindi sarebbe anche difficile entrare nella sostanza. Ci sono un paio di note che vorrei comunicare riguardo all'osservazione di questa seduta fatta da qui. La prima, parafrasando Celentano, visto che è già stato citato, è che l'IGF è rock, ma l'IGF Italia è lento, nel senso che se questa sessione fosse stata svolta all'IGF, quello vero, delle Nazioni Unite, il tempo per gli oratori sarebbe stato non di 5 ma di 2 minuti, col divieto assoluto di usare note scritte, calcolati dal tempo da quando uno si alza, quando uno si risiede. E questo purtroppo è, se volete, una caratteristica dei dibattiti del nostro paese, ma forse se l'Italia aspira a inserirsi anche in queste dinamiche internazionali, se qualcuno di voi pensa di venire a questi IGF, bisogna essere pronti anche a inserirsi in un ritmo ben diverso di discussione, e quindi con un'organizzazione degli interventi ben diversa. Dopodiché, detto questo, in realtà credo che dal punto di vista metodologico ci siano, direi, due grosse sfide. La prima è quella di riuscire a far cooperare, a parallelizzare tutte queste questioni che abbiamo sollevato e non a farle competere tra loro per l'attenzione del mondo politico. Per cui, diciamo, un processo di IGF Italia ha senso se riesce a mettere insieme tutte le varie forze e tutti i vari interessi che vogliono lavorare su alcuni dei sottoproblemi che abbiamo nominato oggi, piuttosto che appunto essere un momento in cui si cerca piuttosto di sviare l'attenzione, quindi di farsi concorrenza, tra virgolette, l'uno con l'altro per ottenere attenzione dal mondo politico. La seconda sfida è quella di rendere incisivi questi eventi, quindi di avere un effetto anche su quello che poi fa effettivamente il governo e il Parlamento, su quello che fa il settore privato e su quello che fa il settore civile e l'utenza. Devo confessare che è stato difficile, nonostante la grande credibilità che ci siamo conquistati, andare in questi anni in queste sedi internazionali, proporre questi temi dei diritti e sentirsi rispondere: ma abbiamo letto che il governo italiano ha fatto una legge che filtra i siti, che impone ai provider di mettere i filtri sui propri server, eccetera. Chiaramente c'è un'incoerenza di fondo in questo atteggiamento che secondo me è dovuta proprio a una mancanza di incisività e di coordinamento, forse più ancora dal lato governativo che dal lato degli altri stakeholder. Quindi forse la sfida che ci aspetta è anche quella di riuscire a far passare questo concetto. Per il resto vorrei ringraziare tutti gli intervenuti e anche quelli che hanno semplicemente assistito e invitarli a continuare. Spero che ci saranno altri eventi come questo, a cominciare da quello in Sardegna, e quindi che riusciremo piano piano a trasformarli in qualcosa di sempre più importante. E vorrei, prima di lasciare la parola magari a Laura, non so se vuoi dire ancora qualcosa, ma io vorrei ringraziare, credo anche a nome del resto dell'associazione di società internet, Laura Abba, Stefano Trumpi, anche Carlo Cosmatos, per tutto l'impegno che hanno messo nell'organizzazione di questo evento. Bene, chiudiamo qui i lavori e ci aspettiamo tutti da parte vostra un contributo per quello che sarà il nostro impegno per il prossimo IGF Forum di Hyderabad. Grazie a tutti.